Le campane per me sono sinonimo di gioia. Le lascerei suonare tutto il giorno. È importante il loro suono ed è ritmato come un dialogo con gli uomini. Il primo servizio lo compiono nel battito delle ore. Ogni ora è annunciata di giorno e di notte. Quindi sono le campane che vegliano con gli uomini, che soffrono e li accompagnano in ogni momento, così che sono vicine a chi lavora e segue ogni ora il sudore dell'uomo. C'è l'Angelus. Una di loro suona tre volte al giorno, è l'Ave Maria. Al mattino, quando è ancora buio, per dire «Viene il giorno», «Desmissiave puteloti», che a suonà l'Ave Maria. A mezzogiorno, diciamo in dialetto, è l'ora della polenta, raccolti attorno al tavolo, mangiamo in santa pace. Alla sera viene notte, serai scuri, veni a casa che l'è notte e i lavori sono finiti, ci si trova tutti insieme a casa per la cena e il filò. Alle 15 del venerdì suona la campana grande perché ha un compito molto grande, quello di ricordare a tutti che Gesù è morto per noi. Quando suona il venerdì ci si fermava, i suona i vendri e si diceva una preghiera, o da soli o anche in famiglia. Almeno si faceva il segno della croce. La stessa campana, grande, suona durante la messa alla consacrazione per avvisare la comunità che sull'altare in chiesa è venuto Gesù. Insegnava putelot in dinociave e alla consacrazione. Così erano tutti uniti, quelli che erano in casa e quelli che erano in chiesa. Tutte insieme suonano per chiamare alla messa, una volta, due volte, e a sonà putelotti vestive che le ora denar. Poi l'ultimo segno, quando manca un quarto, è ora per dire a tutti affrettatevi, correte, se no arrivate in ritardo. Poi suonano tutte ancora la vigilia delle feste, alle 15 o alle 16 per dare l'annuncio gioioso della festa. Ma più di tutto, quel suono gioioso è un richiamo alla confessione. Putelotti metteva all'ordine e Gesù a confessarvi. Il sacerdote aspettava nel confessionale. Ci si trovava insieme, era anche un momento di gioco e di festa anticipata. Quella piccola la chiamiamo dell'agonia. Una volta si suonava non quando era già morto il fratello, ma mentre il parroco e i chierichetti andavano a portare al malato il conforto del viatico e la gente si univa in preghiera per chi stava poco bene. Il suono allora era avvertito come una chiamata. Dall'alto del campanile le campane seguivano la vita dell'uomo in tutti i suoi momenti. Era la campana che suonava anche la scuola. Putelotti a sonà, preparava la borsa, sentì. Dal giovedì santo alla Pasqua le campane facevano silenzio. Erano giorni un po' disorientati e tristi.
La sera della solennità di tutti i santi, le campane suonavano per un'ora intera. Me par che gli diceva i groppi. Ogni mezz'ora, tutte insieme, per dire alla gente: raccoglietevi per la corona, per le 100 requie. Nelle case si pregava tutti uniti, prima di mangiare insieme le castagne. Ma la festa era anche nel campanile, dove si trovavano e si davano il cambio un gruppo di giovanotti che si mettevano tutta la forza nel tirare la fune e suonare a corda le campane. Tra uno e l'altro si faceva arrabbiare anche il sacrestano. Le campane quindi era come se parlassero, le ascoltavano veramente. Tante volte si sentiva dire da un poggiolo all'altro: «Hai sonà? Hai ancora da sonare? Hai sonà una volta o due?» Della cerimonia della consacrazione delle campane ricordo poco. Ero appena chierichetto. Mi ricordo di averle viste tutte in fila, dalla più piccola alla più grande, appese tra il verde e i fiori. Mi ricordo che ognuna portava scolpita una scritta con delle immagini sacre. Mi ricordo che era venuto il vicario generale, Monsignor Guido Bortolomeotti, ha fatto delle preghiere, delle unzioni, ma non saprei altro. Il campanò. Ai miei tempi si faceva solo la vigilia della sagra. Era motivo di grande gioia. Tutti noi ragazzi ci radunavamo sulla piazza a saltare di gioia. Nel campanile c'era un armamentario di fili tirati da una campana all'altra. Solo i competenti ci capivano qualcosa. Quindi direi proprio: viva le campane, che sono le compagne silenziose e eloquenti di noi tutti nel paese.